Ciao viaggiatori! Siamo Elisa e Luca del blog di viaggi miprendimiportovia.it. Dal 2011 raccontiamo sul nostro blog i nostri viaggi alla scoperta di luoghi insoliti fuori dalle solite mete. All'inizio di quest'estate abbiamo fatto un'esperienza davvero speciale. In un unico viaggio abbiamo visitato 4 dei 7 paesi che costituiscono il Centro America. È stato un viaggio pazzesco perché ci ha permesso di toccare paesi molto differenti tra loro. El Salvador è una meta ancora molto sconosciuta ai viaggiatori. L'Honduras ospita isole caraibiche e templi Maya. Il Belize ha un mare da perderci il fiato e il Guatemala è l'emblema della tradizione indigena. Questo video è un riassunto del nostro viaggio per mostrarvi come il Centro America sia perfetto per una vacanza multidestinazione. Se volete approfondire la conoscenza di ogni singolo paese, vi invitiamo al termine di questo video a guardare quelli dedicati ad ogni singolo stato. Il nostro viaggio in America Centrale non è stato organizzato da noi, ma è stata una collaborazione con Visit Central America, l'agenzia di promozione turistica del Centro America e i ministeri del turismo dei paesi che abbiamo visitato. Il tour si è svolto per 3 settimane in cui abbiamo viaggiato da un paese all'altro via aerea e all'interno di ognuno di essi con ogni mezzo disponibile, da minuscole barchette a coloratissimi tuk-tuk, insomma in perfetto stile latino. In base alla nostra esperienza in Centro America possiamo affermare che un viaggio qui non è pericoloso quanto possa sembrare. È vero che alcuni di questi stati vivono problematiche politiche di delinquenza, ma se viaggiate con un operatore locale non avrete nessun tipo di inconveniente. Per averne una panoramica completa affidabile vi consigliamo di controllare la parte del sito di Visit Centro America relativa ai tour. Trovate il link nella descrizione di questo video. Una cosa è certa, rimarrete innamorati della dolcezza e disponibilità dei centroamericani. La prima tappa del nostro itinerario di viaggio in Centro America è stato El Salvador. Quando ci hanno proposto di prendere parte a questo progetto, siamo stati attirati proprio dalla possibilità di visitare uno stato di cui non conoscevamo nulla. Ed è per questo che ci ha completamente sorpreso. È un paese autentico che ha molto da offrire. In El Salvador abbiamo trascorso 4 giorni, durante i quali abbiamo avuto il piacere di vedere le sue spiagge che si affacciano sul Pacifico, paradiso dei surfisti di tutto il mondo, ammirare i suoi importanti vulcani e scoprire le sue città coloniali. Lasciato El Salvador, ci siamo diretti verso la nostra seconda tappa, l'Honduras, nel quale abbiamo trascorso altri 4 giorni. Desideravamo visitare l'Honduras da tantissimo tempo, quindi potete immaginare quanto fossimo felici appena abbiamo messo piede giù dall'aereo. In Honduras abbiamo visitato luoghi caratteristici molto diversi, dalle isole paradisiache di Roatán e Utila alle rovine Maya di Copan, fino all'avventura nel rio Cangrejal. Il terzo paese del nostro itinerario di viaggio attraverso il Centro America è stato il Belize. Di lui ricordavo le sue incredibili spiagge da un mio precedente viaggio, ma non avevo mai visto i suoi siti Maya. Sunan Tunich su tutti e la natura selvaggia che lo caratterizza. Il Belize è un vero paradiso segreto dove è facile perdersi disconnettendosi da tutto e tutti. La parola d'ordine è relax. Non c'è stata fine migliore per la nostra avventura in Centro America che con l'incredibile e magico Guatemala. Lo ricordavo come una delle esperienze di viaggio più belle in assoluto e anche questa volta non si è per niente smentito. Il Guatemala mi ha completamente rubato il cuore per la seconda volta grazie al suo splendido lago Atitlán, sul quale si affacciano 12 pueblos, l'imponente sito archeologico di Tikal e la città coloniale patrimonio UNESCO di Antigua Guatemala. Il Guatemala è considerato il cuore del mondo Maya, è cultura, storia, natura e tradizioni, è un paese pieno di magia. Il Centro America è davvero una destinazione perfetta per tutti coloro che sono alla ricerca di un luogo che abbia in sé diverse caratteristiche e la possibilità di vivere ogni giorno un'esperienza differente. Noi non vediamo l'ora di scoprire il resto di questo straordinario continente. E voi? Vi aspettiamo nei commenti per sapere se avete mai visitato queste terre, se avete domande e qualche curiosità da condividere con noi. Se ancora non l'avete fatto, vi invitiamo a iscrivervi al canale perché ogni settimana c'è un nuovo video che vi aspetta. O a seguirci sul blog miprendemiportovia.it, su Facebook e su Instagram. Ciao, ciao viaggiatori!